Con il patrocinio del Comune di Piacenza, 8 marzo 2021, Piacenza in Rosa Online, iniziativa di RadioRaccontiamoci.net, sostenuta dal Comitato Pari Opportunità, con la partecipazione dell'assessore ai servizi sociali e alle pari opportunità, Federica Sgorbati. Conducono Stella Piazza e Simona Tonini. Radio Raccontiamoci, oggi io, Simona Tonini, presidente dell'Associazione di Epicurea, insieme a Stella Piazza, con cui qua condivido una rubrica su e per le donne. 8 marzo siamo qua a festeggiare le donne con un'iniziativa che si chiama Piacenza in Rosa. Piacenza in Rosa è un'iniziativa che è stata sostenuta dal Comitato Pari Opportunità e da tutte le associazioni e le professionalità che adesso vi andremo ad elencare, che sono qua per dire alle donne una cosa importante. È vero che in questo periodo le donne hanno subito questo distanziamento, hanno subito un po' l'effetto di questa emergenza sanitaria che ci ha un po' chiusi in casa. Questa è l'opportunità, perché qui potranno trovare associazioni e professionalità che diranno alle donne dove possono trovare dei servizi, se hanno delle difficoltà sul territorio piacentino, a chi possono rivolgersi. E quindi, donne, siamo qua, siamo in Rosa, siamo a Piacenza e sono molto contenta di dire che siamo in rete, e questa è una cosa molto bella. 8 marzo, io darei un attimo la voce all'assessore ai servizi sociali, lo vedo, eccola qua, Federica Sgorbati, che apre questa iniziativa molto importante per le donne sul territorio a Piacenza. Grazie, grazie Simona, io ringrazio davvero la presidente di Epicurea, ringrazio Stella Piazza, ringrazio Radio Raccontiamoci, il web magazine che oggi ci ospita, e ringrazio ovviamente tutte le associazioni che oggi qui hanno voluto partecipare per lanciare un segnale importante, direi fondamentale quando si parla di donne. La rete, il fatto che le associazioni siano unite insieme, associazioni ovviamente istituzioni, per dare risposte alle donne in difficoltà o che semplicemente hanno bisogno di un supporto. Veniamo da un anno difficile, un anno in cui le donne hanno fatto davvero molti sforzi. Parlo sicuramente del personale sanitario, parlo davvero di tante realtà, però vorrei riportare l'attenzione al piccolo, alle donne nella loro quotidianità, che non hanno mai smesso di essere mogli, di essere mamme, di essere lavoratrici, e hanno fatto tutto questo in un anno davvero difficile per tutti. Quindi davvero un ringraziamento dal profondo del cuore per questa bella organizzazione, e un ringraziamento a tutte le associazioni che hanno voluto essere con noi oggi. Eccoci qua, allora Stella Piazza oggi ci presenta uno a uno le associazioni e le professionalità che oggi hanno detto sì a questo appello e che partecipano a Piacenza in Rosa, rivolto a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Grazie innanzitutto alle associazioni che hanno aderito, a Simona di aver pensato a questo tipo di iniziativa e all'assessore Sgorbati per le preziose parole che ha detto. Inizierei con Itala Orlando, che è la direttrice dell'associazione La Ricerca. Grazie mille dell'invito. Io rappresento l'associazione La Ricerca, un'associazione che opera a Piacenza, in provincia, ormai da molti anni. La nostra sede è sullo Stradone Farnese, al numero 96, dove ci potete trovare tutti i giorni lavorativi. Vi voglio dire in particolare che cosa facciamo noi per le donne, e mi concentro su due servizi, due comunità, Luna Stellata e Stella del Mattino, in particolare rivolte a mamme con bambini, giovani donne che hanno bambini e che possono avere delle situazioni, vivono situazioni di difficoltà. Luna Stellata accoglie giovani mamme con bambini che hanno problemi di tossicodipendenza e che arrivano in comunità per iniziare un percorso personale che li porti a liberarsi dalla dipendenza, ma anche per avere quell'aiuto strutturato che permette loro di imparare le competenze genitoriali, per poter recuperare e impostare adeguatamente la relazione con i propri bambini. Stelle del Mattino invece è una casa che accoglie
mamme con bambini, anche in situazioni di emergenza, provenienti da storie di difficoltà che hanno mandato in crisi la loro vita di donne e di madri, e la comunità le aiuta a rielaborare la loro storia personale, spesso traumatica, in modo che possano ripensare il proprio progetto di vita di donne e di madri. Ecco, queste sono due case quindi che proteggono e sostengono le donne perché vogliono aiutarle a riprendere in mano la loro vita. Le accompagniamo anche con l'aiuto di volontari, di famiglie che collaborano con noi, con un progetto di autonomia che le porta di nuovo a credere in loro stesse, a riconoscere, a sperimentare le proprie risorse perché possono affrontare il futuro e riprendere in mano la loro vita di donne e di madri. Ecco, vi voglio lasciare il numero di telefono della comunità Luna Stellata, in modo che se qualcuno può avere bisogno sa a chi rivolgersi. La persona di riferimento è la responsabile, Loretta Volta, e la trovate al numero 0523 61 36 07. Per noi è molto bello vedere quando queste persone, queste donne riescono a recuperare la propria vita, perché quando accade le vediamo veramente fiorire e recuperare speranza e vitalità come i loro bambini, ai quali loro imparano a voler bene, imparano ad essere le mamme di cui loro hanno bisogno. Grazie. Grazie, grazie a Ditala per la descrizione di quello che fa l'associazione. E passiamo a Giulia Dalla Volta, la presidente comunale del Centro Italiano Femminile. Buongiorno a tutte, mi sentite? Sì. Allora, grazie intanto per il vostro invito, per permetterci di presentare le nostre associazioni. Ecco, io vi vorrei parlare del Centro Italiano Femminile, che è un'associazione che ormai potremmo definire storica, perché nasce nel 45, viene costituita dalle donne per le donne, con lo scopo sia di promuovere una cittadinanza attiva, quindi di far sì che le donne partecipassero alla vita politica e sociale del paese. Ad esempio, in quegli anni insegnarono l'importanza di andare a votare, come anche concretamente si poteva andare a votare, ed anche per costituire una rete assistenziale, diedero vita a colonia, dopo scuola. Ecco, oggi il Centro Italiano Femminile continua a promuovere la partecipazione della donna nei vari ruoli della società, contribuendo a rimuovere gli ostacoli alla sua realizzazione. È presente in tutto il territorio nazionale, in varie città d'Italia. A Piacenza realizziamo progetti di sensibilizzazione, di contrasto alla discriminazione. Collaboriamo con scuole, con case d'accoglienza per giovani donne, con strutture per anziani, sempre con lo scopo di valorizzare la figura femminile. Ecco, per lanciare un messaggio a tutte le donne, noi vorremmo dire di amarsi, di valorizzarsi, perché valorizzare le proprie potenzialità e le proprie peculiarità, no, dell'essere femminile, perché parlare di uguaglianza non vuol dire voler imitare gli uomini, ma far sì che si possa instaurare una collaborazione con loro, un'alleanza, e quindi creare insieme un rapporto di rispetto e effettivamente di pari diritti, perché questo vuol dire. Io vi posso lasciare un indirizzo email a cui ci potete contattare. La nostra sede è in via Monsignor Torta, però per qualsiasi esigenza, ecco, se per qualsiasi richiesta, per poter insomma chiedere qualsiasi cosa, la mail a cui potete fare riferimento è cifpiacenza19@outlook.it. Io ringrazio tutte voi e lascio la parola alla prossima associazione. Grazie. Grazie. Grazie a Giulia e grazie delle bellissime parole. Passiamo a Giovanna Ratti, presidente delle Soroptimis Club di Piacenza. Buongiorno. Io sono la presidente in carica del Soroptimis Club Piacenza. Dico presidente in carica perché noi turniamo ogni due anni. Allora, chi è e che cosa fa il Soroptimist? Allora, il Soroptimist è un'associazione
presente in tutta Italia e in tutto il mondo. È stata fondata nel 1928 a Auckland, negli Stati Uniti, e appunto è rappresentata in tutto il mondo. Basti dire che in Italia, al momento attuale, ci sono 158 club con circa 6.000 soci. Noi chi siamo? Fondamentalmente siamo delle professioniste, infatti mi vedete nell'abito di lavoro, perché tutte noi socie lavoriamo e siamo nel club proprio perché abbiamo un'attività professionale. Questo è quello che ci contraddistingue e in un certo senso noi mettiamo a disposizione del club la nostra professione, la nostra capacità professionale, e questo possiamo farlo in generale anche nei confronti delle donne, non solo delle amiche del club. Qual è fondamentalmente la mission del Soroptimist? Promuovere il potenziale delle donne, il sostegno all'avanzamento della condizione femminile, l'accettazione delle diversità e la creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne. Fondamentalmente noi ci occupiamo di donne, ma anche di bambini, perché il grande problema, soprattutto in questa situazione generatasi con la pandemia, è che la donna ha molto spesso perso il lavoro, e ha perso il lavoro perché c'era un problema legato alla collocazione dei bambini. Quindi vi faccio un esempio molto concreto. Quest'anno uno dei nostri progetti nazionali è stato il progetto Adotto un asilo. Adotto un asilo che cosa vuol dire? Noi abbiamo realizzato, ad esempio, a livello piacentino questo progetto. Adotto un asilo vuol dire migliorare la situazione di un asilo e consentire quindi a tante mamme di portare i loro bambini in una struttura valida e organizzata. Quindi progetti concreti, un progetto concreto che si ripete ogni anno è ad esempio dare la possibilità a delle giovani donne laureate di partecipare al corso Leadership e Genere all'Università Bocconi di Milano. Questo è un corso di alta qualificazione. E proprio nella giornata di ieri si è chiuso il bando Bocconi. A Piacenza abbiamo circa 8 domande di ragazze laureate. Faremo una selezione e ne manderemo sicuramente una, ma forse anche due, a seguire questo corso. Quindi di fatto la nostra è un'azione di appunto avanzamento della condizione della donna. Noi non abbiamo una sede, cioè non abbiamo degli uffici, non abbiamo una sede in città, perché per noi la sede è la casa della Presidente, quindi a rotazione diventa la nostra abitazione. Il nostro riferimento ovviamente è il cellulare della Presidente in carica o della segretaria, per dare un riferimento che vada bene per tutti. Noi abbiamo un segretariato permanente che ha sede a Milano, quindi basta digitare su internet SEP, segretariato permanente del Soroptimist, e lì c'è un riferimento telefonico e da lì si mettono in contatto con la presidente o con la segretaria della città di pertinenza. Quindi diciamo che la nostra peculiarità è quella di favorire l'avanzamento della condizione della donna. Vedo tante altre responsabili di associazione e diciamo che il nostro scopo è quello di collaborare con queste altre associazioni. Grazie. Vi ringrazio di questa possibilità di averci potuto fare conoscere. Grazie a voi. Grazie, grazie a Giovanna Ratti. Passiamo ora a Ilaria Egeste, operatrice volontaria e responsabile dell'area psicologica
del Centro Antiviolenza La Città delle Donne. Eccomi, buongiorno a tutte. Ciao, buongiorno Ilaria. Buongiorno, buongiorno a tutte, grazie mille dell'invito e grazie anche a tutte le altre donne che sono qui in questa giornata così speciale. Allora, il Centro Antiviolenza di Piacenza nasce nel 1984 e diventa Centro Antiviolenza accreditato a tutti gli effetti dalla Regione Emilia-Romagna nel 2018. Siamo sullo stradone Farnese numero 22, l'accesso è libero nel senso che abbiamo un numero di telefono che è lo 0523 334833, ma si può accedere comunque al Centro Antiviolenza anche senza appuntamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. Per quanto riguarda invece gli orari notturni e i weekend, abbiamo un numero dell'emergenza che però è dato solo alle forze dell'ordine, ai presidi ospedalieri e ai servizi sociali per ovvie ragioni, insomma si tratta appunto di emergenza. Allora, chi entra nel centro antiviolenza cosa può trovare? Può trovare noi operatrici, io sono la referente dell'area psicologica ma nasco prima di tutto come un'operatrice, sono fiera di esserlo tuttora, con cui parlare, con cui poter scambiare anche le idee in proposito alla propria vita, quali che sono i propri percorsi, quindi non c'è bisogno di venire al centro solo se si è vittima di violenza. Il centro antiviolenza fa anche tantissime attività che riguardano anche la bellezza, no? Della comunicazione, dell'essere donne, del confronto tra donne, su cui ovviamente si basa anche questa bellissima iniziativa. Noi offriamo consulenze gratuite dal punto di vista psicologico, legale, offriamo appunto anche la possibilità di accedere a dei laboratori che adesso purtroppo causa Covid sono chiusi, però che riapriremo appena possibile. Abbiamo la possibilità di utilizzare quello che è il nostro sportello lavoro per riuscire a magari identificare quali sono i punti di forza del proprio curriculum, per capire come potersi impiegare anche nel mondo del lavoro o della formazione. Facciamo tantissima sensibilizzazione e formazione nelle scuole, in cui crediamo veramente tanto, anche in collaborazione e in rete con altre associazioni che parleranno appunto in questo momento. La nostra mail per chi volesse contattarci è centroantiviolenzapc.donne@gmail.com. Mentre il nostro sito, per chi vuole andare a vedere e scrivere anche qualcosa a noi, è centroantiviolenzadonnepc.it. La cosa che io vorrei così, scusate sono sparita un attimo, la cosa che vorrei dire per concludere un attimo il mio intervento è questa. A proposito della rete, una delle cose che diciamo così funzionano quando si tratta di violenza sulle donne è l'isolamento, quindi facciamone tante di queste azioni, incontriamoci più spesso, parliamo più spesso, perché più le donne parlano e si confrontano meno c'è spazio per la violenza. Grazie a tutte. Grazie tante Ilaria. Passiamo ora a Giuseppina Schiavi dell'Associazione Cattolica Protezione della Giovane. Buongiorno a tutte, ringrazio Epicurea per questa iniziativa che ci consente di raccontarci. Io gestisco come Associazione Cattolica Protezione della Giovane questa casa di accoglienza che ha sede in Via del Tempio 26 e accoglie delle giovani donne che si trovano lontane dalla loro città e dalla loro famiglia per motivi di studio e di lavoro. Questo consente loro di vivere in autonomia questi momenti di lontananza. Ospitiamo anche delle ragazze che ci vengono inviate da servizi sociali perché hanno una situazione di fragilità o si trovano su un percorso verso l'autonomia. Essendo in comunità, quindi iniziano a cominciare a rendersi conto delle loro necessità
ed è il potersi gestire la loro crescita per realizzare anche i propri sogni, i propri desideri e darsi un futuro. Dal 2014 ospitiamo anche un gruppo di ragazze profughe migranti con i loro bambini e a volte in emergenza abbiamo ospitato anche donne che ci hanno inviato la polizia, il progetto Oltre la Strada, che sono state o violentate o maltrattate o hanno avuto problemi di diversi insomma da quelli della normalità. S'accede alla nostra accoglienza attraverso una richiesta che si può inviare a p.dellagiovane@libero.it oppure il numero di telefono 0523 32 38 12. Non si tratta però di un'accoglienza dove si dà solo il posto letto, come dicevo è una comunità, si deve vivere insieme agli altri, relazionarsi e quindi imparare anche a rapportarsi con altre situazioni diverse magari dalla nostra. E quindi anche noi abbiamo l'aiuto delle due suore congolesi, però cerchiamo di dare anche di più del posto letto, delle cose materiali, ma anche un momento di conforto nei momenti di delusione, un'assistenza nel caso di un'emergenza. E quindi è molto di più, noi abbiamo molta più attenzione alla persona e alle sue necessità. Siamo collegati a livello nazionale in una federazione come associazione ed abbiamo anche altri paesi internazionali dove siamo presenti appunto per accoglienza di questi sempre tipi di tipologie di necessità che ci sono nei vari paesi. Ci sono delle città dove in Italia danno il servizio mensa, delle città dove ospitano le donne carcerate in diurno, delle città dove ospitano delle ragazze minorenni. Noi ad esempio adesso abbiamo un percorso di accompagnamento con due ragazze che sono uscite dall'accoglienza da minorenni e stanno per iniziare la loro nuova vita fuori dalla comunità. Quindi io ringrazio ancora l'Epicurea per tutto quello che ci ha consentito oggi di dare. Grazie, grazie a te Giuseppina. Passiamo invece a una professionista che non è legata alle associazioni, ma comunque sempre a che fare con le donne per il suo lavoro. L'avvocato e consigliere comunale Gloria Zanardi. Buongiorno a tutte. Innanzitutto grazie a Simona e grazie a Stella. Il mio intervento vuole più che altro parlare dell'esperienza mia in questi anni e per lanciare un messaggio alle donne. Infatti durante diciamo, la mia ormai ventennale esperienza politica e durante la mia esperienza professionale mi sono sempre interessata ai temi riguardanti le donne e le pari opportunità e ho cercato sempre di dare il mio contributo attivo e soprattutto ho cercato di creare collaborazione, cooperazione, rete tra le donne, le associazioni, gli uomini, ciò per dare delle risposte concrete sui vari temi. Questo sia in veste istituzionale, già da quando ero consigliere provinciale delegata alle pari opportunità e presidente del tavolo contro la violenza sulle donne, ma anche nell'ambito delle associazioni culturali di cui ho fatto parte e sicuramente anche a livello professionale e personale. Il mio approccio al tema non è mai stato quello da estremista dura e pura, ancorata a dogmi invalicabili, ma semplicemente è stato sempre quello di donna pragmatica che nel lavoro, nella politica, nella quotidianità ha dovuto affrontare, come molti di noi, pregiudizi ed ostacoli, e purtroppo solo perché di sesso femminile. È per questo che ora sono a disposizione per le altre donne, sia appunto a livello professionale, sia nel mio ruolo politico e personalmente. Certe situazioni, nonostante la difficoltà, credo che siano servite a me, ma e devono servire a tutte le donne come stimolo costante per il futuro, per partire da noi e per accrescere la nostra autostima, perché spesso le prime a non credere abbastanza in noi stesse siamo proprio noi. L'ultimo anno, caratterizzato da questa tragica pandemia, ha stravolto le nostre vite e soprattutto ha aggravato anche molte situazioni di conflittualità familiari e personali. Per noi donne, sia mamme che mogli, da fidanzate, da amiche, da professioniste, ci sono stati momenti sicuramente complicati, ma il messaggio che voglio dare è che dobbiamo
dobbiamo cercare per quanto possibile di trasformare questo periodo difficile in un'occasione per la nostra vita, per avere più tempo per pensare, per rimodulare le priorità, per riscoprire e riscoprirci e soprattutto per noi, per valorizzare quei contatti umani che sono positivi e anche per puntare sulla nostra sensibilità, che non è un difetto ma è una nostra virtù e la nostra peculiarità che va sicuramente valorizzata. È per questo che io colgo l'occasione per augurare a tutte le donne un 8 marzo, un 8 marzo in rosa, appunto a tutte noi che siamo sempre più forti di ieri e meno di domani. Grazie. Grazie. Grazie, grazie tante a Gloria, grazie. Passiamo ora a Silvia Merli, psicologa e mediatrice del CPM. Buongiorno a tutti e grazie per averci invitati. Allora, il CPM Emilia è nato nel 2011 sul territorio di Piacenza ed è presente dal 95 sul territorio di Milano e poi si è sparso sui vari territori italiani. È un'associazione di professionisti, quindi siamo psicologi, mediatori, psicoterapeuti, criminologi, educatori, ci sono diverse professionalità proprio per rispondere in modo adeguato e multiprofessionale al fenomeno della violenza. Il nostro ambito di intervento riguarda da un lato la sensibilizzazione e la formazione nelle scuole e nei vari appunto centri in cui sono presenti giovani proprio per diffondere il messaggio di contrasto alla violenza e dall'altro lato abbiamo invece un lavoro più di tipo trattamentale. Il nostro approccio è un approccio clinico-criminologico e si rivolge a uomini che hanno commesso violenza. Quindi noi prendiamo in carico autori di reati sessuali, autori di maltrattamenti e anche uomini che si rendono conto di avere una difficoltà nella gestione degli impulsi, che si rendono conto che all'interno della relazione non riescono a mantenere appunto un equilibrio e che desiderano lavorare su questo aspetto. Abbiamo la sede in via Machiavelli 15 a Piacenza e il nostro numero di riferimento è 388-788-0226. Abbiamo anche una mail che è presidiocpmemilia@gmail.com. Siamo presenti sul territorio appunto comunale, siamo presenti sul territorio emiliano, siamo in rete con altre associazioni a livello nazionale che si occupano di trattamento di uomini che hanno difficoltà nella gestione degli impulsi e siamo appunto a disposizione. Quindi il messaggio che io mi sento di dare oggi è che è per le donne ed è per gli uomini. È molto importante, soprattutto dal punto di vista preventivo, avere la possibilità di rivolgersi a qualcuno per riuscire a modificare delle dinamiche che si vengono a creare e per prevenire realmente il fenomeno della violenza. Questo è un aspetto molto importante. Grazie. Grazie, grazie Silvia. È giusto anche vedere il problema dall'altra parte. Non solo dalla parte rosa, dalla parte femminile, ma come intervenire invece dall'altra parte. Beh, diciamo che poi, volevo aggiungere, noi donne siamo anche donne in coppia, eh? Noi abbiamo relazioni personali, quindi è corretto che insomma sia rivolto alle donne, nel senso che dobbiamo riuscire ad avere relazioni più sane. E quindi se da qualcuno aiuta l'uomo e qualcun altro aiuta la donna, direi che riusciamo forse a trovarci rispettandoci, che questa è la cosa fondamentale. Chiudiamo i nostri interventi con Sara Marenghi del gruppo teatrale Le Stagnotte. Buongiorno, io sono Sara Marenghi e rappresento qui il gruppo teatrale Le Stagnotte. Caratteristica fondamentale del nostro gruppo è che siamo un gruppo totalmente al femminile. Ma da subito, l'abbiamo voluto così, fin dalla nascita. La nostra idea era proprio quella di creare un gruppo di donne che lavorasse su certe tematiche da portare in scena, tematiche ovviamente al femminile. Le Stagnotte nascono da un'idea mia e di Cristina Spelta, che è l'altra regista, nonché drammaturga, e circa 20 anni fa, quindi è più o meno 20 anni che siamo sul territorio di Piacenza.
Altra caratteristica del gruppo teatrale Le Stagnotte è che spesso e volentieri i testi che noi portiamo in scena sono stati creati ad hoc, li abbiamo scritti e quindi diretti direttamente da noi. Questo perché? Perché soprattutto nei primi anni, quando abbiamo iniziato la nostra attività, ci venivano chiesti testi su tematiche particolari, spesso dal comune, da altri enti pubblici, da associazioni, come ad esempio il testo contro la violenza in ambito familiare, o la violenza domestica, oppure contro la tratta delle bianche, a favore del suffragio universale, in memoria di quelle lotte che le donne hanno sostenuto per riuscire ad andare a votare tutte insieme. E prima degli spettacoli c'è sempre stato un momento di confronto, di ricerca, di studio, per poter poi scrivere e portare in scena certe tematiche. Da qualche anno a questa parte, però, abbiamo deciso di cambiare un po' la nostra linea. Quindi abbiamo, tra virgolette, abbandonato un po' la linea dura e il muso stretto, come si suol dire, per abbracciare la linea dell'ironia, perché abbiamo capito che anche attraverso la risata, anche attraverso l'ironia si può riflettere, si può arrivare dritti al cuore e far riflettere le persone. Cosa non è cambiato? La nostra voglia di fare teatro, la nostra voglia di portare avanti tematiche legate alla donna, tematiche legate alla differenza di genere. Quindi queste siamo noi e speriamo di poter ritornare presto in teatro. Io ringrazio tutte voi. Onestamente, alcune associazioni le conoscevo meglio di altre e è così bello vedere queste varie realtà che operano per la donna sotto tanti fronti, sotto tanti aspetti. Mi sono segnata alcune cose che sono state dette più volte, che una è fare rete e lo trovo fondamentale. Il poter collaborare, essere uniti, si diventa davvero molto forti. E la valorizzazione della donna in quanto tale, senza bisogno di dover scimmiottare, così diciamo, l'uomo, ma mantenendo la sua sensibilità, le sue caratteristiche che la rendono appunto donna. E è molto bello questa unione che fa progredire piano piano la figura della donna. Tanti passi abbiamo fatto, ma tanti ancora ne dobbiamo fare. Sì, alla fine volevo aggiungere, insomma, che Stella Piazza, insieme a me, Simona Tonini, su Radio Raccontiamoci, noi abbiamo iniziato un appuntamento che si chiama appunto Il racconto delle donne, perché Radio Raccontiamoci, come diceva prima Ilaria Geste, bisogna parlare, bisogna raccontare delle storie, in questo caso delle donne, perché più si conosce la storia delle donne, più si dà spazio e voce a quelle che sono le difficoltà, ma anche proprio il racconto, più possiamo noi donne unirci in questa rete e più possiamo dare spazio a delle opportunità, più possiamo fare rete, più ogni associazione, a seconda del proprio ambito, può indirizzare la donna verso un'opportunità piuttosto che una soluzione dei problemi. In tutto questo, Epicurea sul territorio si occupa appunto di cura delle relazioni, quindi Epicurea è un'associazione che fa rete, infatti ha una progettualità sociale in cui sempre pone, diciamo, un occhio, un'attenzione alla fragilità del mondo femminile. Quest'anno è stato difficilissimo. Epicurea ha una progettazione sociale in essere che è Diamoci Modo Flow. Facciamo un esempio pratico: Diamoci Modo Flow, che è un progetto in rete in cui diamo e creiamo opportunità di lavoro. Le donne, come diceva prima, adesso non ricordo chi, hanno un problema, devono occuparsi dei figli, hanno perso il lavoro e devono rimettersi sul lavoro. Quindi vediamo le competenze delle donne e cerchiamo di trovare una relazione tra di loro che si aiutano. Futuro nonni,
Nonne, perché c'è donne siamo anche quando siamo nonne, quindi nonne che non avevano nipoti hanno incontrato dei nipoti, in questo caso abbiamo qua la ricerca della comunità, quindi mamme con figli hanno dei nonni, una nuova idea di famiglia, perché noi donne siamo creatrici, scusate, di famiglia, possiamo immaginare nuovi mondi di relazione. E l'altra è che in Epicurea nasce giovanissima nel 2015 con l'idea della mediazione familiare, perché anche nel rapporto di coppia e con l'idea di prevenzione arriviamo prima che ci sia un problema. Radio Raccontiamoci non è altro che il contenuto di tutto questo, perché il racconto, la conoscenza, il non isolamento, quello sì che può fare cultura e veramente può aiutarci tutte. Quindi sono d'accordo con tutte quelle che hanno parlato, tutte esperienze diverse, ma tutte esperienze che unite possono dire alle donne: il percorso c'è, chiamateci. Oltretutto, adesso che ci siamo conosciute qui, se io non posso aiutarvi, so da chi inviarvi. Quindi anche Epicurea c'è, ci trovate in via Scalabrini 134. Adesso Epicurea usa soprattutto anche il web, questo strumento, perché questo video, voi, le vostre associazioni e le vostre esperienze, le donne basterà fare un click e ci potranno trovare ad ascoltare sia su Radio Raccontiamoci che sul sito del comune alla categoria Comitato Pari Opportunità. E io ringrazio tutte voi che avete partecipato e dato la vostra esperienza. Vorrei chiudere con Stella Piazza. Stella Piazza la conoscete, si occupa di organizzazione di eventi, soprattutto ultimamente eventi sociali rivolti alle donne, giusto Stella? Esatto, sì, esatto. Quindi siamo tutte qui, insomma, in rosa per dire sul territorio di Piacenza noi ci siamo e siamo in rete. Quindi io non so, chiuderei, non so se l'assessore vuole dire due cose con una bella frase del tipo: buon 8 marzo, 365 giorni all'anno. Potrebbe essere una bella idea per noi donne. Se qualcuno vuole salutare le donne e dire qualcosa, prego, lanciamo l'ultimo messaggio. Potremmo dire Sì, buon esattamente, esattamente come hai detto, Simona. Una giornata internazionale che sia in realtà un anno internazionale per la donna, non solo una giornata internazionale per ricordare le donne, ma tutto l'anno. Questo lo diciamo sempre, è una frase che diciamo un po' con cadenza al 25 novembre, all'8 di marzo. Però spero davvero che si possa tradurre in realtà. Esatto, noi su Radio Raccontiamo abbiamo fatto un crowdfunding, un'iniziativa prima le donne per bypassare il 25 novembre. Qui c'è un contenitore, si sono raccontate donne della comunità, si sono raccontate donne della quotidianità, insomma, siamo tante cose, ci sono tanti luoghi dove possiamo farci aiutare, ma far aiutare anche la donna che ci vive vicino, perché a volte non siamo noi che abbiamo bisogno, possiamo dover dire a qualcuno: guarda, se hai bisogno, so dove posso mandarti. Quindi guardiamoci attorno, aiutiamoci tra noi donne. Cosa dite? Potrebbe essere una bella idea. Piacenza è rosa, allora, Piacenza in rosa c'è. Possiamo dire così, assessore? Grazie a tutte per la partecipazione. Grazie, grazie a tutte voi.